Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale e siamo qui con un nuovo haul autunnale. Non vedevo l'ora iniziasse l'autunno. Sono una di quelle brutte persone, sì, che odia l'estate. Però anche in fatto di abbigliamento, ditemi se non è vero, l'abbigliamento estivo è molto più brutto dell'abbigliamento invernale. Io su questo non ci metto proprio... cosa? Non ci metto dubbio. Ogni volta che non registro video YouTube per un po', perdo l'uso della parola perché su TikTok, su Instagram è diverso. Mi seguite su TikTok e su Instagram? Male, eh? Male, male, male. Mi metto qui tutti i riferimenti perché male, malissimo. Va bene, però arriviamo a noi. Haul di Cider, un nuovo sito per me che non avevo mai provato, quindi ho fatto questo esperimento. Mi è piaciuto abbastanza, adesso vi dirò pro e contro, quindi iniziamo. Prima cosa che vi mostro è un bel set coordinato, perché sapete che io sono in fissa con i set coordinati. Quindi gonna e blazer. Crop, tra l'altro. La gonna è super super carina, con un po' di balze così, e il tono giusto di grigio, bellissimo, sulla vita ha questo elastico che rende, non so, il completo un po' più sportivo. È molto corta, sì, perché in teoria va a vita bassa. Carla, cosa ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente che ho detto, ma sì, dai, proviamo a mettere qualcosa a vita bassa. Poi, ovviamente, non andrò in giro con la pancia di fuori, ma pensavo di mettere questa gonna con sotto una maglietta maniche corte, aderente, quindi vita bassa, però con la pancia coperta da una t-shirt, ecco. E sopra la giacca, con questi dettagli qui, tipo camicia un po' sfrangiata, che ho trovato carinissimi. Appunto, è bella crop, si può utilizzare sia chiusa che aperta. Il completo secondo me è una bomba, adesso lo state vedendo indossato, mi piace da matti. Qualità dei tessuti, vi direi di questo completo soddisfatta al 70%, non è eccelsa come qualità ma non è neanche bruttina, si riesce anche a stirare facilmente perché purtroppo sono arrivati tutti i capi sgualciti da morire, cioè sembravano terribili. Poi una volta stirati invece la situazione è cambiata. Poi vi faccio vedere un vestito secondo me bellissimo, che è questo camicione, chiamiamolo così, bianco, con questo dettaglio sotto il seno che va tipo a riprendere un corsetto. Bellissimo questo abito, mi piace da matti. Questa è la stagione giusta per metterlo perché fra poco farà già troppo freddo. Ma bello, bello, bello. Ho leggermente sbagliato taglia di questo perché ho preso una L, ho preso quasi di tutto una L, perché io ho seguito esattamente i centimetri che c'erano scritti. Infatti ho azzeccato quasi su tutto. Diciamo che ero fra una M e una L, potevo anche prendere una M. Di questo forse avrei dovuto prendere una M, ma vi devo dire, sta bene anche la L, cioè non è troppo over. È over il giusto. Ok, vi mostro la mia cosa preferita nell'ordine, ovvero questa camicia bianca crop con... la cravatta. Giuro, addosso sta da Dio, è bellissima, è corta il giusto, la amo, cioè questa è veramente di un tessuto bellissimo, secondo me questa la ricomprerei altre mille volte. E l'ho presa da abbinare a questo pantalone molto bello, un po' cargo, perché come vedete ha dei tasconi, però è wide leg, quindi scende a palazzo su tutta la gamba, e sulla vita ha questa cintura molto molto carina. Questo veste benissimo, di questo ho preso una M, ma basta che guardate i centimetri e in realtà azzeccate abbastanza le taglie. Quindi questo pantalone fatto così con sopra questa camicia è la fine del mondo, sembro un'inviata delle Iene, però... giuro, uno dei look preferiti del periodo. Un'altra cosa che ho amato dell'ordine è questo toppettino qui, che ho già indossato, tra l'altro. Ho già pubblicato un reel, mi sembra, su Instagram, in cui lo indossavo con sotto una camicia. Bellissimo questo toppettino fatto in maglia, tipo uncinetto, così. Potete metterlo anche da solo, ovviamente a me piaceva appunto la sovrapposizione camicia e toppettino di maglia. Poi questi colori, l'ho abbinato con un pantalone fucsia, giuro, quel giorno mi sentivo una Barbie, bellissimo. Arriviamo al pezzo ni, ovvero questa gonna
che mi ricordava molto Miu Miu, no? La collezione Miu Miu, quella vita bassa, infatti anche questa è leggermente vita bassa, però vi dico, io riesco a tirare anche un pochettino più su, il tessuto di questa non è bello, non si riesce neanche a stirare bene, vedete che ci sono ancora un po' di pieghe, io per carità ho utilizzato soltanto lo stiratore verticale, però non mi convince troppo questa gonnellina. Cioè, mi piace un sacco il look che ho creato, perché l'ho creato con questo pullover, sempre un po' Miu Miu, crop, bellissimo. Cioè, insieme, guardate, insieme stanno veramente bene questi due capi. Visivamente questo look mi piace da matti, a livello di qualità gonna, a livello invece di pullover vi devo dire molto molto bello, super morbido, super caldo, con tutte le trecce fatte così. Questo è molto molto bello, crop fighissimo, che io abbino anche con la camicia. Mi piace un sacco mettere la camicia, il pullover e la gonnellina. Siamo già arrivati alla fine, pensavo di parlare molto di più, in realtà ho parlato relativamente poco. Vi faccio vedere un ultimo completo, un po' particolare, ok? Un po' sportivo, che ridere quando lo indosso mia mamma, dice che è sempre Sailor Moon per questo toppettino fatto così un po' a corpetto. Però devo essere sincera, questa felpa la amo, è bellissima, è super particolare, perché appunto ha questo dettaglio qui in cui sembra ci sia una sovrapposizione, in realtà è un capo tutto unito, però appunto c'è il corpetto fatto in tessuto felpa e sopra questa mantella che poi dietro però è unita, c'è anche il cappello, è bellissimo, questo è veramente bellissimo. E sotto appunto abbinato c'è il pantaloncino gonna, perché in realtà è un pantaloncino però sembra un po' una gonna, così dello stesso tessuto. Ditemi se non è la fine del mondo questo completo. LOL è già terminato, è un periodo in cui non riesco a fare troppo shopping, non so per quale motivo, vado nei negozi e vedo tutte cose che comunque nell'armadio ho già, magari in colori diversi, magari leggermente cambio qualcosa, però non ho quella voglia assurda di comprare come al solito. Forse appunto devo vedere ancora delle collezioni migliori. Detto questo, questo ordine comunque mi ha soddisfatto, tranne appunto per quella gonna, il resto molto molto carino, mi ha stupito, non avevo tante aspettative su questo sito e invece sono stata ricreduta, insomma. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, anche se poco questa volta, perché sono stata molto breve. Spero di tornare molto presto e vi mando un grossissimo bacio. Alla prossima, ciao!